Va bene, allora buonasera a tutti, io sono Luigi Pecchioli di Scenari Economici, vi parlerò appunto delle crisi bancarie e risoluzioni, dal bailout al bail-in. Vediamo se... Okay. Allora, cominciamo a vedere il perché delle crisi bancarie, quindi... Sì, sì, pubblico tutto. Dunque, cominciamo per capire, diciamo, quello che è accaduto alle banche, sia in Europa e sia in Italia. Bisogna fare un passo indietro e uno sguardo un pochino più ampio. Un passo indietro perché dobbiamo vedere come si è arrivati alle crisi bancarie, e quindi la crisi vera e propria economica che poi ha portato alle crisi bancarie, e dobbiamo anche capire quali sono i meccanismi che sono intervenuti per appunto portare poi alle crisi bancarie. In Europa si sono avute tre diverse crisi bancarie derivanti da fattori diversi e lo vedremo, secondo i vari anni abbiamo delle crisi che nascono da situazioni diverse. Due di queste sono state causate dallo squilibrio insite nell'adozione in Europa di una moneta comune. Perché? Perché si è adottata all'interno di un'area valutaria non ottimale secondo quelli che sono i parametri definiti da Mundell, che è un economista che ha vinto il premio Nobel proprio per la sua teorizzazione delle aree valutarie ottimali. Mundell dice che per aversi un'area valutaria ottimale, cioè un'area in cui può essere applicata una moneta unica senza che questo crei squilibri, ci devono essere queste caratteristiche, cioè ci vuole un mercato totalmente aperto al flusso di capitale e merci, e questo in Europa l'abbiamo avuto, una piena mobilità dei lavoratori all'interno dell'area, e questo è più difficile perché l'Europa è molto diversa, sia come lingue, come tradizioni, come culture, come anche sistemi sociali e economici, per cui i lavoratori non sono così facilmente, diciamo, movibili all'interno dell'area. Dei sistemi economici e sociali omogenei, e questo assolutamente in Europa non c'è, appunto perché, come dicevo, ci sono sistemi giuridici, fiscali, che sono completamente diversi. E poi dei trasferimenti fiscali, perché nel momento in cui si creano dei problemi, nel momento in cui ci sono dei squilibri, bisogna che ci sia un trasferimento dalle zone più ricche a quelle più povere per sostenerle nei momenti di difficoltà. E quindi un bilancio che deve essere unitario, un bilancio, diciamo, federale, come può essere il bilancio degli Stati Uniti. E questo naturalmente non c'è e non lo abbiamo. Durante il processo di creazione della UE, gli economisti autorevoli internazionali avevano già previsto che sarebbe stato un meccanismo instabile. E qui abbiamo degli esempi. Per esempio, Dornbusch, che è un economista importante dell'MIT, autore oltretutto di un manuale credo, tra i più importanti di quelli che vengono utilizzati nelle facoltà di economie, scrisse nel 96 in Eurofantasies questa frase: la critica più seria all'unione monetaria è che, abolendo gli aggiustamenti del tasso di cambio, trasferisce al mercato del lavoro il compito di adeguare la competitività e i prezzi relativi. Cioè quello che viene sintetizzato in: se non può variare il tasso di cambio, devono per forza variare i salari. Quindi se non si può svalutare la moneta, si svaluta il lavoro. Diventeranno preponderanti recessione, disoccupazioni e pressioni sulla BCE affinché inflazioni l'economia. Cioè tutto quello che poi è accaduto. Questo lo diceva nel 96. Un altro, Dominic Salvatore, della Fordham University, anche questo autore di manuali e scrive su riviste prestigiose, disse nel questa rivista, questo saggio del 97, che sono appunto i problemi comuni non risolti tra quello che era lo SME di una volta e l'unità europea monetaria, muoversi verso una compiuta unione monetaria dell'Europa è come mettere il carro davanti ai buoi. Uno shock importante provocherebbe una pressione insopportabile all'interno dell'Unione, data la scarsa mobilità del lavoro, per quello che abbiamo visto, l'inadeguata redistribuzione fiscale e l'atteggiamento della BCE che vorrebbe probabilmente perseguire una politica monetaria restrittiva per mantenere l'euro forte, quanto il dollaro. E infatti noi abbiamo
avuto prima del quantitative easing una politica monetaria assolutamente restrittiva, cercando di sostenere la quotazione dell'euro. Questa è certamente la ricetta per notevoli problemi futuri. Anche questa è una situazione che si è vista. Paul Krugman, diciamo uno dei più famosi, premio Nobel per l'economia del 2008, ha insegnato nelle università più prestigiose, Yale, Princeton, MIT, e attualmente columnista del New York Times, dà l'euro, attenzione a quello che si desidera, nel 98, dice l'unione monetaria non è stata progettata per fare tutti contenti, è stata progettata per mantenere contenta la Germania, per offrire quella severa disciplina antinflazionistica che tutti sanno essere sempre stata desiderata dalla Germania e che la Germania sempre vorrà in futuro. Cioè l'Unione Europea, non essendo appunto un'area valutaria ottimale, avrebbe portato a un tipo di dinamiche che avrebbe fatto contenta la Germania proprio perché sarebbe stata un andamento deflazionistico, quindi antinflazionistico, cosa che la Germania storicamente sembra perseguire. E quindi cominciamo a vedere la genesi della crisi, dal 2002 al 2007. L'adozione della moneta unica e l'apertura dei mercati nazionali ha permesso che ingenti quantità di capitale venissero investite nei paesi a economia più arretrata. Cioè, avendo tutti la stessa moneta, non essendoci più il rischio di cambio e non essendoci più il rischio che gli investimenti ritornassero in moneta svalutata e quindi che si potesse perdere, ha portato naturalmente che i capitali, cercando i migliori investimenti, andassero nei paesi più arretrati perché erano quelli che potevano dare interessi maggiori e rendimento maggiore. La conseguente iniziale crescita di questi paesi ha portato a un aumento della loro inflazione che non si è potuta scaricare sui rapporti di cambio. E questo è abbastanza comprensibile, perché quando un'economia comincia a lavorare è come un motore che comincia a girare, si scalda. Il calore di un'economia che funziona, che inizia a funzionare, è proprio l'inflazione, cioè l'aumento del livello generale dei prezzi. Questa cosa che normalmente tra valute diverse viene compensata da piccole variazioni nella quotazione della valuta, non si è potuta compensare e quindi anche delle piccole inflazioni si sono man mano accumulate e hanno portato i prezzi a divergere man mano tra paesi periferici, che erano quelli appunto che correvano e quindi sviluppavano inflazione, e paesi diciamo più avanzati, quelli del nord, che invece avevano un'inflazione più bassa perché avevano un'economia più matura. L'adozione della moneta unica e l'apertura dei mercati nazionali ha permesso che ingenti, questo l'abbiamo già visto, Allora, l'aumento dei prezzi ha provocato la graduale perdita di competitività delle aziende e lo spostamento dei capitali su beni non soggetti a concorrenza, cioè l'immobiliare e i titoli, creando bolle speculative. Cioè, i capitali del nord, quando hanno iniziato a investire, a un certo punto le aziende su cui investivano hanno cominciato a perdere competitività, appunto perché i loro prezzi erano sempre leggermente più alti di quelli dei paesi del nord. Quindi i capitali che venivano investiti successivamente rendevano sempre meno e quindi hanno cercato altre zone su cui investire per poter avere altri rendimenti. E sono andati naturalmente sui beni che non soffrono la concorrenza, che sono l'immobiliare e i titoli immobiliari. E questo ha creato delle bolle, perché arrivando del denaro ha cominciato a aumentare i valori di questi beni, al di là di quello che era reale, per cui i prezzi hanno cominciato a crescere molto di più del valore reale del bene, sono create delle bolle speculative. Questo naturalmente all'inizio ha provocato grandi guadagni e quindi ancora flusso di altri capitali. Pur perdendo competitività e investimenti, quindi le economie sostenute dal credito facile hanno continuato a crescere, con beneficio anche per le casse pubbliche, cioè il debito pubblico non stava salendo in questo periodo, anzi normalmente nei paesi stava scendendo, proprio perché se l'economia gira si pagano più tasse, c'è più gente che paga le tasse e quindi normalmente le entrate sono buone e gli stati hanno un beneficio. Ma questa è un'economia drogata, perché è drogata dal il denaro che arriva investito dall'estero e che sostiene man mano l'economia, ma l'economia in sé sta perdendo competitività. I capitali esteri hanno iniziato a finanziare anche i consumi privati,
Quindi il debito è aumentato, ma i paesi sono rimasti credibili grazie alla moneta unica. E questo è il grave problema della moneta unica. La moneta unica non permette che i paesi in cui l'economia sta cominciando a peggiorare, o comunque che perdono competitività, non gli permette di mandare un segnale all'esterno, ai mercati, della situazione reale. Perché non essendoci un tasso di cambio, un paese all'interno della moneta unica che rispetto a un altro sta perdendo competitività, ha una moneta che vale sempre uguale, perché è la stessa moneta. E quindi fondamentalmente il paese rimane per i mercati dei capitali credibile e come tale viene trattato e quindi continuano a fluire capitali. Il credito facile ha finanziato le importazioni di beni dei produttori del nord meno cari, perché abbiamo visto appunto che il nord, avendo meno inflazione, aveva dei beni che man mano andavano a costare relativamente meno. Grazie alle riforme del lavoro attuate in Germania, i beni tedeschi hanno acquisito una competitività di prezzo inarrivabile. E questo è molto importante perché quello che poi ha stabilito uno studio anche recente, ma è abbastanza intuitivo, la Germania, avendo per prima fatto una riforma del lavoro che ha abbassato il costo del lavoro, si è creata una competitività che è inarrivabile anche per i paesi che successivamente fanno le riforme. Nel senso che il vantaggio che ha avuto non è colmabile e quindi, avendolo fatto per primo, ha creato una sua competitività di prezzo con cui ha inondato gli altri paesi dei suoi beni che già comunque erano di buona qualità, quindi ha solo aiutato quella che era comunque una forte esportazione. E qui andiamo a vedere infatti qual è il costo del lavoro comparato. Quella linea che si distacca da tutte le altre è la Germania. E se voi vedete, quando si fanno le riforme del lavoro, la cosiddetta riforma Hartz, dove tra le varie cose si istituiscono i mini job, si istituiscono quindi lavori pagati 400-450 euro, che vengono utilizzati, nonostante nascano per i servizi, ma vengono utilizzati anche dall'industria, e ci sono delle prove, sono state anche delle inchieste, e naturalmente che succede? Che i produttori si trovano lavoratori che costano pochissimo e quindi i prodotti che vengono prezzati soprattutto dal costo del lavoro diventano assolutamente convenienti. È chiaro che con questo tipo di competitività indotta dalle riforme non c'è concorrenza. Questa è la situazione al 2007. Come vedete, il debito privato, perché il debito delle industrie, delle famiglie, al consumo, è aumentato in tutti i paesi cosiddetti periferici, il debito pubblico generalmente è sceso. Quindi quando vi raccontavano che la crisi nasce dal debito pubblico, vi raccontavano semplicemente una cosa non vera. Perché i debiti pubblici scendevano, ma erano i debiti privati che stavano diventando e avevano superato il livello di guardia. Quindi qualsiasi shock avrebbe portato ad una crisi. E infatti abbiamo la prima crisi bancaria. Da che cosa è determinata la prima crisi bancaria? Da uno shock esterno. Potrà essere qualsiasi cosa, nel nostro caso fu la crisi dei subprime e quindi il crollo della Lehman. Le banche dei paesi del nord investivano i guadagni effettuati con prestiti inderivati sulla piazza di New York. Quando i collateral debt obligation sui mutui, che sono le cartolarizzazioni subprime, crollarono, queste banche accumularono enormi perdite. Soprattutto questi investimenti li facevano al nord Europa, cioè le banche più speculative furono le banche, addirittura le banche tedesche si riempirono di questi derivati, ma comunque le banche olandesi, le banche finlandesi, austriache. Solo in Germania quindi dovettero essere aiutate per evitare il fallimento la Sachsen, la West, i KB, Ipo Real Estate, tutte banche che lavoravano sui mutui e cartolarizzazioni. Quindi se alla prima crisi, è una crisi perché improvvisamente crollano questi beni, diciamo, questa finanza che comunque era entrata nelle banche, nei loro bilanci, e creano dei buchi perché non valgono più niente e quindi si creano degli ammanchi. In Inghilterra la Northern Rock e la Bradford Bingley dovette essere nazionalizzata, mentre altre banche furono ricapitalizzate come la Royal Bank of Scotland o la Lloyd. Quindi questa crisi colpisce soprattutto i paesi che facevano più lavoro speculativo. La prima soluzione alla crisi fu il bailout interno, cioè i stati
salvarono ciascuno le banche di propria competenza con i soldi pubblici. La Germania, solo per salvare la RHE, stanziò fondi per 107 miliardi, che era pari all'allora intero debito pubblico greco, e destinò ad un fondo a garanzia dei correntisti e detentori di libretti ben 568 miliardi di debito pubblico, il che significa non che furono spesi, ma che furono stanziati per eventualmente garantire dissesti e garantire i detentori di libretti e i correntisti. L'Inghilterra versò per nazionalizzare e risanare le sue banche fondi pubblici per 110 miliardi di sterline. Il Belgio, la Francia, attraverso la sua cassa depositi prestiti, l'Olanda e il Lussemburgo spesero denaro pubblico per il salvataggio. Il gruppo belga, olandese Fortis, fu parzialmente nazionalizzato. Quindi questo fu il primo modo di risolvere le crisi. Intervennero gli stati, finanziarono le banche, le ricapitalizzarono, alcune le nazionalizzarono e comunque intervennero pesantemente. Tant'è vero che gli aiuti complessivi stimati furono di 1.240 miliardi di euro. Ora, non significa che sono stati spesi queste somme, significa che furono stanziate. Cioè, alcuni furono spesi per aumenti di capitale, ma altri furono stanziati semplicemente per dare garanzie in maniera tale che potessero trovare credito. Quindi soldi che effettivamente non furono spesi, ma però furono stanziati. Quindi ci fu un impegno che poteva portare a una spesa complessiva di queste somme. A questo punto arriva la seconda crisi bancaria. Perché? Perché le banche del nord avevano da una parte investito in America in questi derivati e dall'altra, come abbiamo visto, avevano prestato ai paesi periferici. Nel momento in cui hanno delle perdite dal lato dei derivati, chiedono il rientro dei paesi periferici dei loro crediti, cioè si spaventano, non prestano più il denaro e lo richiedono indietro. Le perdite accumulate portarono all'innalzamento dei tassi di interesse, perché l'economia comincia ad avere paura e quindi chi chiede denaro deve dare un tasso di interesse maggiore, anche perché comincia a rendersi conto di aver prestato un po' troppo, e dallo stop improvviso dei finanziamenti ai paesi periferici. Questo provoca il crollo economico e l'avvitamento dell'economia dei paesi periferici in una spirale regressiva, cioè si ha un calo dei redditi, perché se il reddito è finanziato dal prestito, se ormai l'economia è finanziata dal prestito e i prestiti vengono tolti, si ha un calo dei redditi, una diminuzione quindi dei consumi, che porta a un calo di produzione, oltre che delle importazioni, ma anche un calo di acquisto dei beni prodotti in quel paese, quindi le aziende si trovano a vendere meno e sono costrette a chiudere in parte, a abbassare i salari, oppure a togliere lavoratori, quindi disoccupazione, ma anche calo dei salari, e quindi di nuovo calo dei redditi, e si torna di nuovo, per cui si crea una specie di ciclo a ribasso nei paesi periferici. Le banche di questi paesi quindi si trovarono esposte verso le banche estere che le avevano dato i fondi da prestare, e con sofferenze in aumento i bilanci divennero quindi insostenibili. Ed ecco la seconda crisi bancaria, cioè le banche dei vari paesi periferici, i soldi che prestavano, che davano, naturalmente venivano dalle banche dei paesi del nord. Quindi quello che prestavano dovevano non solo farlo ritornare il prestito, ma poi restituirlo alle banche del nord che gli avevano dato. In questa maniera si trovano esposte, perché non possono più ridare i soldi che hanno avuto da prestare, perché a chi l'hanno prestati non riescono più a riprenderli. La seconda soluzione a questa crisi è il bailout esterno. Cioè, in questo caso, le banche che periferiche in crisi furono salvate dai rispettivi stati, ma a costo di un aumento del debito pubblico. Ecco che qui aumenta il debito pubblico, perché interviene per salvare le banche, da finanziarsi a tassi sempre più elevati. Quindi gli stati mettono del denaro per salvare le loro banche, ma questo denaro se lo devono in qualche maniera far dare, e sul mercato è sempre più difficile farsi dare il denaro, perché c'è un'incertezza generale che porta a un innalzamento dei tassi di interesse. Molti paesi dovettero rivolgersi al fondo salva stati ed accettare le ricette di risanamento della Troica, che sapete benissimo è il Fondo Monetario Internazionale, la BCE e la Commissione Europea. Quindi i fondi salva stati intervengono per salvare i paesi periferici, ma in effetti per salvare i loro sistemi bancari che erano indebitati con i sistemi bancari del nord.
Infatti con questo sistema furono dati fondi agli stati, i quali li riversarono nei loro sistemi bancari, che a loro volta li usarono per ripagare i prestiti di denaro avuti dalle banche francesi, tedesche, inglesi, olandesi ed anche italiane, che in piccola parte anche noi partecipavamo a questa cosa. Questa seconda soluzione, naturalmente, poiché i salvastato erano finanziati da tutti i paesi, a seconda della loro partecipazione all'interno della BCE, gli stati creditori così socializzarono le enormi esposizioni dei loro sistemi finanziari, che è molto comodo, perché se io devo salvare le mie banche, ma interviene un fondo che è coperto da tutti gli altri stati per salvare fondamentalmente le mie banche, io spendo meno. Ed infatti il risparmio stimato per la Francia fu addirittura del 50%, cioè se non c'era il fondo salva stati loro avrebbero dovuto mettere un 50% in più di quello che hanno speso per salvare le loro banche, invece in questa maniera le abbiamo salvate un po' tutti. E l'Italia, essendo il terzo o il quarto contribuente, ci ha messo parecchio del suo. In questa maniera solo la Germania risparmiò circa 300 miliardi di euro, perché aveva un'esposizione di 900 miliardi. Gli stati debitori ebbero in minima parte beneficio dai prestiti. Questa è una cosa infatti che vi raccontano che non solo è sbagliata, ma la trovo anche abbastanza odiosa. Cioè, questi soldi agli stati sono arrivati in minima parte, proprio perché sono ritornati immediatamente ai creditori delle loro banche. La Grecia, in effetti, per esempio, dai prestiti erogati che gli hanno fatto pagare con i memoranda e quindi con tutte le manovre di austerità e di tagli al welfare, ai redditi dei lavoratori, alle condizioni di vita, ebbero in effetti solo il 19% dei fondi da spendere per il paese. Il resto tornò immediatamente indietro ai creditori e al Fondo Monetario Internazionale. Tant'è vero, qui abbiamo una torta che ci dimostra appunto che il 19% è stato speso per i greci, ma molta parte, il 18% più il 40%, per la BCE, a cui tornò il denaro che era stato prestato, non greche, quindi estere, sistemi finanziari, quindi praticamente le banche e gli istituti finanziari esteri, il 40%, e in parte anche gli istituti finanziari greci. Questo significa che appunto fondamentalmente di quel denaro ne hanno visto pochissimo la popolazione greca, però ha dovuto pagare con un'austerità durissima per ripagare quelli che erano i loro creditori. E qui abbiamo la dimostrazione grafica. Vedete che la Francia è esposta per quasi 60 miliardi nel 2009, la Germania per una trentina, forse una quarantina, il memorandum, il primo memorandum è del 2010, primo aiuto alla Grecia. Come vedete, immediatamente scende il credito delle banche, l'esposizione delle banche francesi e tedesche, e vedete che nel dicembre 2012 praticamente è quasi scomparso. E questo tramite i soldi pubblici, cioè pubblici dell'Europa, quindi attraverso il fondo salva stati, che fu dato alla Grecia. La Francia rientrò di tutti i suoi scoperti, il sistema bancario naturalmente. E qui abbiamo la terza crisi bancaria, che è quella fondamentalmente che ci tocca e che arriva appunto fino ai giorni nostri. Perché? Perché a metà del 2011 l'Italia, che era entrata in crisi come tutti gli altri paesi, era comunque in una fase di recupero, come tutti gli altri paesi. Cioè dopo la crisi ci fu comunque un recupero del PIL e una crescita anche, chiaramente non forte, ma comunque continua, del paese, perché era in fase di recupero, in linea con gli altri paesi. Aveva un problema di deficit di bilancio e pagamenti, cioè questo recupero portava comunque a comprare più beni esteri che beni italiani, perché era sempre il discorso che erano più convenienti. Quindi appena avevamo 2 euro da spendere, li spendevamo sui beni esteri. Però, per esempio, avevamo mantenuto il livello dei salari. Cioè noi avevamo perso competitività anche perché eravamo quelli che avevamo meno tagliato i salari. Tant'è vero, poi come vedremo, nel luglio del 2011 Tremonti, sulla spinta appunto del fatto che c'erano questi squilibri da sanare, vara una manovra di riduzione della spesa pubblica che doveva attuarsi negli anni successivi.
Ma un mese dopo la BCE invia una lettera al governo Berlusconi dove chiede che questa manovra, che considera giusta, che sono manovre soprattutto di tagli più che aumento di spesa, venga applicata subito, senza aspettare scadenze 2013-2014, e indicando anche quale programma di riforma attuare. L'agenda della BCE, cioè questo programma di quello che doveva fare l'Italia, diventò la base dei successivi governi Monti, Letta e anche di quello attuale di Renzi. Infatti, se andiamo a vedere un estratto di questa lettera, vediamo che, per esempio, parla di ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende. Cioè i salari devono essere flessibili, in basso soprattutto, nel senso che nel momento in cui l'azienda non può permettersi di avere un certo costo del lavoro, il salario deve diminuire. Deve essere fatta una revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti. Queste due manovre sono il Jobs Act. Poi bisogna intervenire sul sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità. Noi abbiamo fatto di più, abbiamo allungato i tempi di pensionamento, abbiamo creato gli esodati, ma comunque sempre su richiesta della BCE. Si parla di bloccare il turnover e, se necessario, ridurre i stipendi dei dipendenti pubblici. Questa è molto interessante, perché chiede di introdurre una clausola di riduzione automatica del deficit, perché noi dovevamo rientrare sui parametri di Maastricht, specificando che eventualmente lo scostamento dagli obiettivi annuali, man mano, doveva essere compensato automaticamente con tagli orizzontali sulle spese discrezionali. Ora, le spese discrezionali è la spesa pubblica primaria, cioè quella che si fa per la sanità, per la sicurezza, per l'istruzione, cioè quella è volontaria. Quella non volontaria, cioè non discrezionale, è il pagamento degli interessi. Quelli non puoi evitarli. Secondo la BCE, quello è intangibile. Quello che è tangibile deve essere tagliato. E attenzione, tagli orizzontali. Quando vi dicono la spending review, queste cose, queste sono tutte falsità. Perché nella spending review, se uno va a vedere la spesa veramente improduttiva, è talmente bassa la percentuale che non risolverebbe niente. Invece un bel taglio del 10% orizzontalmente a tutti, è quello sì che risolve. Però non ve lo dicono. Non vi dicono che devono fare questo, vi dicono che devono fare togliere gli sprechi, abbattere la corruzione, abbattere la spesa improduttiva. Poi però in effetti vi trovate con i ticket che aumentano, con il taglio a determinati servizi, con il taglio ai servizi assistenziali e così via. Ma questo l'aveva chiesto la BCE. Questa manovra, l'agenda della BCE, che in effetti viene applicata appunto dal governo Monti in poi, crea questo problema. Noi stavamo recuperando, vedete, esattamente in linea con quello che è l'andamento dell'Inghilterra, arrivati a metà del 2011, inizia il crollo. Ci distacchiamo da quello che è la crescita più o meno di tutti i paesi, in maniera più o meno forte, qui poi sono compresi anche paesi chiaramente non europei per vedere il confronto, ma anche rispetto all'euroarea, che comunque è la linea, diciamo, subito più in alto rispetto all'Italia, noi andiamo a picco. Con le manovre effettuate di austerità, di aumento delle tasse, da Monti, poi da Letta e poi da Renzi, noi arriviamo a una crescita che crolla, rispetto anche agli altri paesi che erano andati in crisi. Infatti cosa succede? Che le politiche di taglio e aumento della pressione fiscale portano l'Italia ha un calo generalizzato dei redditi, perché ci hanno tolto i soldi. Ma Monti l'ha detto molto facilmente, non l'ha detto in Italia, magari l'ha detto a un'intervista alla, non mi ricordo se è una rivista oppure alla CNN, dove disse, naturalmente questa cosa non tornò in Italia, dove disse che lui aveva fatto delle manovre per distruggere i redditi degli italiani, usa proprio la parola destroy, perché in questa maniera avrebbero, come dire, smesso di consumare beni esteri, quindi la bilancia dei pagamenti sarebbe finalmente tornata in pareggio, perché non avendo i soldi non consumi e quindi non importi neanche, sperando poi che la Germania avesse assunto un ruolo che non ha mai assunto, che era quello di cominciare a fare spesa, cioè espandersi, visto che era l'unica che
aveva guadagnato da questa situazione, doveva spendere in maniera tale che importasse i beni e quindi sostenesse la crescita dell'Europa. Ma lui dice comunque che doveva distruggere i redditi degli italiani. Ma questo che cosa succede? Che naturalmente crollano i consumi. Prima di tutto crolla la redditività delle imprese. Quello che vedete sopra che scende è il ricarico che possono fare le imprese sul prezzo, naturalmente, sul costo di produzione. Quindi praticamente sono quelli che sono i redditi delle imprese. Come vedete, man mano si assottiglia il margine di guadagno delle imprese, come la redditività appunto in generale si abbassa. Questo ha effetti naturalmente anche sulle banche, perché le banche che prestano i soldi alle imprese, se le imprese guadagnano sempre meno, sono in difficoltà, naturalmente anche loro hanno difficoltà a ridare i soldi a cui sono stati prestati per fare investimenti, per esempio. Le famiglie hanno problemi a ripagare i mutui perché hanno un reddito che diminuisce. E quindi la redditività bancaria, che è quella linea blu a destra, come vedete man mano crolla fino a diventare negativa. Quindi le banche sono in difficoltà. Perché? Perché, come vediamo, aumentano le sofferenze. Le sofferenze bancarie passano dal 2008, che erano 43 miliardi, continua a salire, vedete uno scalino incredibile che è in corrispondenza con appunto le politiche di austerità, le prime politiche di austerità di Monti, poi ci sono altri scalini che dipendono invece dalla variazione di quello che sono le valutazioni degli attivi bancari rispetto ai parametri europei, cioè il fatto che devono man mano garantire più solidità, ma in un momento in cui si è in crisi è difficile mettere da parte più soldi, garantire meglio i crediti nel momento in cui si ha difficoltà ad avere denaro. E questo porta poi anche al fatto di emettere titoli che poi vedremo quello che creano. E si arriva a settembre 2015 dove solo le sofferenze sono 200 miliardi, ma se uno ci aggiunge quelli che vengono chiamati tecnicamente incagli, che sono quelle che ancora non sono sofferenze ma sono già difficoltà forti di pagamento, e altre situazioni sempre diciamo di crisi per quanto riguarda la possibilità di recuperare i soldi prestati, noi arriviamo a una somma di quasi 360 miliardi, perché ce ne sono 100, mi pare 158, che sono incagli, comunque sono possibili sofferenze. Questo però ha anche a che fare con un altro discorso, cioè col fatto che le banche, purtroppo, e questo è un problema nostro più che altro, o perlomeno sicuramente nostro, poi se andiamo a vedere anche altri paesi non è che si comportano benissimo, le maggiori sofferenze che hanno avuto le banche sono state sui grandi prestiti. Quindi qui c'è stato probabilmente un discorso anche di contiguità nella gestione delle banche con la politica e con l'imprenditoria, che ha portato che ci sono stati dei prestiti incauti di alto valore, come vedete addirittura le sofferenze sui prestiti tra i 5 e i 25 milioni di euro sono il 23%, che è un livello altissimo, e questo naturalmente dissesta ancora di più, perché si ha una politica che è folle, perché ai grandi si presta incautamente e largamente, poi si fa una politica di restrizione, una politica in cui si sta molto attenti a non prestare ai piccoli, alle piccole e medie imprese, alle famiglie. E come si vede sono quelle che invece tutto sommato restituiscono in percentuale maggiore i loro prestiti, di sofferenza sono bassissime. Abbiamo solamente dai 125.000 ai 250.000 che ha un tasso del 10%, ma insomma, non è nulla rispetto al 23%, al 12%, all'11% di somme così elevate. Tant'è vero che l'esposizione al 70% delle banche deriva dai grandi prestiti e non dai piccoli prestiti, quindi non i prestiti alla piccola e media impresa. Questo l'abbiamo visto, sbaglio sempre il bottone, scusate. La terza soluzione per questo tipo di crisi, cioè quella che noi stiamo vivendo, la soluzione è il bail-in. Ovvero, nel 2014, dopo che erano stati messi in sicurezza i sistemi bancari del Nord, la UE decide improvvisamente che non era più possibile salvare le banche con il denaro pubblico. E quindi viene fatta una direttiva, e su questa partecipa anche l'Italia, e l'Italia vota a favore di questa direttiva, che è una direttiva che distrugge soprattutto noi, perché viene applicata adesso
E adesso a noi, che siamo, diciamo, il sistema bancario più importante, comunque essendo il terzo paese all'interno dell'Eurozona, in cui si prevede che c'è un organismo europeo di controllo delle risoluzioni, poi degli organismi locali che sono all'interno delle varie banche centrali, e la soluzione delle crisi sia attraverso un meccanismo, anzi vari meccanismi combinabili fra loro, secondo il piano che viene presentato, e può essere la vendita attività dell'impresa, impresa si intende sempre la banca, la cessione ad un ente ponte, il quale prende parte degli attivi, dei passivi e poi prova a piazzarli o a gestirli in qualche maniera, la liquidazione dell'attività, ma soprattutto l'applicazione del bail-in, che è un termine che avrete sicuramente sentito. E adesso vediamo anche cos'è. La cosa importante, come vi dicevo prima, è che comunque prima di questa data erano state imposte man mano alla banca dei criteri di sicurezza e di valutazione che le penalizzavano. Perché, come dicevo, le banche dovevano garantire con fondi messi da parte, con un patrimonio dedicato a quelle che erano le loro esposizioni, dovevano garantire man mano una forza in un momento di debolezza dell'economia. E oltretutto questi parametri, e qui si vede anche il discorso di chi effettivamente gestisce l'Unione Europea, penalizzavano le banche commerciali, cioè le banche che fanno il loro lavoro, i prestiti, perché i prestiti vengono considerati da questi parametri come rischiosi e quindi hanno bisogno di un capitale che venga messo da parte o comunque che garantisca, un cuscinetto che garantisca questi prestiti. Mentre invece le attività speculative, cioè l'acquisto di derivati, l'acquisto di quelle che poi avevano portato alla prima crisi, l'acquisto di strumenti finanziari oggettivamente rischiosi, sono considerati sicuri. Talmente sicuri che non hanno bisogno di un cuscinetto di garanzia. Quindi la Deutsche Bank, che all'80% ha dei derivati, quindi lavora più che altro come banca speculativa, non come banca commerciale, deve mettere da parte proporzionalmente molti meno soldi, che gli permette naturalmente di avere una, come dire, più facile gestione economica, rispetto alle nostre banche, che invece non facciamo speculazione, non facevano speculazione, ma prestavano, cioè facevano le banche. Queste sono considerate rischiose, queste devono essere garantite, e qui ci sono i stress test e tutto quello che ha portato poi alla difficoltà delle banche ad avere un patrimonio, come dire, sostenibile. Cos'è il bail-in? Il bail-in è un sistema di risoluzione delle crisi bancarie che ricade su investitori, creditori e correntisti di una banca. Il salvataggio non avviene più attraverso l'aiuto diretto dello Stato, abbiamo detto non c'è più il discorso dei soldi pubblici, ma attraverso la riduzione dei passivi bancari che superino l'attivo fino al pareggio. Questa riduzione può arrivare alla cancellazione totale del debito portato da alcune categorie di creditori non garantiti e della sua sostituzione con azioni che vanno a ricapitalizzare la banca. Adesso vediamo come funziona questo meccanismo. Può essere ricapitalizzata, se necessario, anche da un fondo apposito, che è il fondo di risoluzione, ma per una percentuale massima del 5% dei debiti complessivi. La banca così salvata prosegue l'attività o viene messa in vendita. Quindi il salvataggio non avviene più con soldi pubblici, non si può più fare quello che viene chiamato aiuto di Stato, che è vietato, ma viene fatto attraverso il denaro e soprattutto i crediti di coloro che partecipano alla vita della banca. Allora, prima di tutto vediamo la tipologia dei debiti bancari. Quelli sottoposti a bail-in, cioè a riduzione e anche a azzeramento. Prima di tutto le partecipazioni azionarie. E qui ci sarebbe poco da dire, le partecipazioni azionarie sono partecipazioni di rischio, perché uno partecipa alla vita economica di un'azienda e può anche rischiare di perdere, per cui sarebbe poco. Le obbligazioni subordinate sono quelle obbligazioni che, nel momento in cui devono essere rimborsate, vengono dopo le altre obbligazioni, cioè prima si rimborsano quelle, diciamo, cosiddette senior, poi vengono le subordinate se avanzano i soldi,
Quindi il rischio è che non avanzino i soldi e quindi le subordinate non prendano nulla. Hanno un rischio maggiore, garantiscono un interesse maggiore, hanno anche altre caratteristiche che le rendono un pochino più rischiose, e poi abbiamo le obbligazioni non garantite, perché attenzione, non tutte le obbligazioni cosiddette senior sono come tali garantite, perché se non viene detto esplicitamente nel prospetto che sono garantite, le obbligazioni possono essere benissimo, anche se a un grado superiore, però essere a rischio. Quindi non solo devono essere senior, ma devono essere senior con garanzia. E poi abbiamo i depositi sopra i 100.000 euro. E questo, vabbè, è abbastanza comprensibile. Quelli che non sono sottoposti a bail-in sono le obbligazioni garantite, quelle appunto che io vi dicevo devono essere indicate come garantite, i depositi sotto i 100.000 euro, i quali depositi, attenzione, sì, sono garantite, ma sono garantite da un fondo che in effetti ne può garantire nel suo complesso circa un 10%, forse qualcosa meno. Per cui se dovesse crollare il sistema bancario italiano, non sono garantiti, perché non ci sono soldi sufficienti per garantirli. I crediti dei dipendenti e i crediti dei fornitori, questi naturalmente, fortunatamente, non vengono toccati dal bail-in. Come funziona il bail-in? Beh, è abbastanza semplice, adesso cerco di spiegarvelo. Da una parte abbiamo le attività della banca, cioè gli impieghi della banca, perché l'attività della banca è la banca che presta il denaro e deve riavere indietro il denaro con gli interessi, quindi sono i guadagni della banca. Quindi quelli sono gli impieghi della banca. Dall'altra parte abbiamo le passività escluse, cioè le obbligazioni garantite, che sono dei prestiti che io faccio alla banca, cioè le obbligazioni sono il fatto che io alla banca do del denaro per la sua attività e mi aspetto che a una certa scadenza me lo ridia con un certo tasso di interesse, che può essere dato o con cedole man mano o tutto alla fine. Quindi io non sono uno che partecipa alla vita della società, cioè della banca, io sono uno che ha prestato i soldi alla banca e li dovrebbe riavere. Ci sono le obbligazioni, appunto, le passività, che invece si dice ammissibili perché sono quelle che possono essere ridotte, e poi c'è il capitale, che è formato naturalmente dalle azioni. Che succede? Che normalmente le due cose sono abbastanza in equilibrio, ma nel momento in cui si ha un dissesto, si ha che gli impieghi non sono più sufficienti a coprire il passivo della banca. Questo è il passivo della banca, questi sono gli impieghi che dovrebbero coprire il passivo, ma c'è una parte che non li copre più. E qual è questa parte? Sono la parte delle sofferenze, cioè sono i soldi che la banca ha prestato ma che non gli tornano indietro. Quindi che cosa succede? Che si ha la riduzione di questo passivo attraverso il bail-in, cioè l'azzeramento delle azioni, delle obbligazioni, come abbiamo visto, fino a che non si torna a una situazione di equilibrio, cioè l'attivo della banca è uguale al nuovo passivo della banca, queste che vengono azzerate vengono in parte trasformate in azioni, in parte può essere ricapitalizzato appunto dal fondo, si ha una nuova situazione in cui la nuova banca, che è sempre la stessa banca a cui è stato applicato il bail-in, ha un attivo che è quello che avevamo visto e un passivo che è adeguato perché è stato ridotto. Ora, gli aspetti critici del bail-in, e poi ho concluso, sono che il bail-in trasforma dei rapporti di credito, cioè io ho prestato i soldi alla banca e mi aspetto che me li ridia, in partecipazioni, cioè in azioni, che è un cambiare completamente il titolo della partecipazione, del contratto, cioè proprio del rapporto, è un altro rapporto, se io ho delle azioni, ho delle obbligazioni, sono due rapporti completamente diversi. E questo senza il consenso di quello che sarebbe il creditore, il che viola tutte le norme del codice civile, perché non si possono essere delle variazioni nel rapporto senza il consenso del creditore, cioè il debitore che decide autonomamente, no guarda, tu non sei più mio creditore, tu sei uno che partecipa alla mia attività e quindi ne subisce i rischi. Ma quando mai?
Oltretutto, e questa è ancora più grave, la prima applicazione che è stata fatta ancora prima che entrasse in vigore il decreto legge 180/2015, che è quello che ha recepito la direttiva BRRD, cioè Bank Recovery Resolution Directive, è stata quella del salvataggio, il cosiddetto salvabanche, che è la 183 del 2015, il quale preventivamente, prima che entrasse in vigore la direttiva 180, decide che applica il bail-in, ma lo applica a modo suo, addirittura anche in violazione della direttiva. Perché? Perché impedisce agli obbligazionisti azzerati, che sono quelli che poi confluiscono nella bad bank, di avere comunque la possibilità, o anche solo la possibilità teorica, di rivedere i propri soldi, anche se dalla vendita dei crediti deteriorati che fa la bad bank ci sia un surplus rispetto al valore di cessione. Sono stati ceduti al 17% del valore, ma se venivano recuperati a un valore superiore, perlomeno questo dice il decreto, poi dopo abbiamo visto tutto quello che ha sollevato, per cui ci sono dei problemi e forse torneranno indietro su questo. Comunque il ricavato dovrebbe andare al fondo interbancario che è arrivato ad aiutare le banche, non agli obbligazionisti. Gli obbligazionisti perdono tutto in ogni caso, anche se addirittura ci fosse un surplus, sia nella bad bank sia nella vendita, perché anche quelle dovranno essere vendute, delle nuove banche, quelle a cui sono stati trasferiti gli attivi e i debiti, diciamo quelli buoni. E anche questo è in violazione non solo della direttiva, per cui è in violazione già di quello che l'Europa ci chiedeva, che è qualcosa di forte, ma anche del codice civile, perché comunque il debitore risponde anche con i suoi beni futuri. Cioè io adesso posso dire, ok, tu non mi puoi dare i soldi, non ce l'hai, perfetto, io mantengo il mio diritto. Se per caso hai una vincita, un'eredità, io torno da te e dico, oh, guarda che tu mi dovevi dare 100, ti ricordi? E quei 100 me li devi dare. Invece qui viene azzerato completamente il diritto. Cioè non solo tu non me li dai adesso, ma non me li darai neanche in futuro e neanche se ce l'hai. Questa è la situazione attualmente di risoluzione che è stata prevista, e soprattutto prevista per noi, perché chi è entrato in crisi per ultimo siamo noi, è il nostro sistema bancario. Poi è sempre, diciamo, per colpa dei parametri europei che le banche hanno dovuto cercare di capitalizzarsi in ogni maniera, vendendo quindi titoli al pubblico, diciamo, generalizzato, non esperto, che non sarebbe stato il caso di vendere. Questo è colpa dell'Europa, però poi ci abbiamo messo anche del nostro, come si vede. In questo momento la risoluzione è questa. Adesso valutate voi se è giusto che prima ci sono salvataggi pubblici, poi quando certi sistemi sono stati aggiustati, allora si arriva al rigore e si arriva a farla pagare agli azionisti e agli obbligazionisti. Grazie.